Diversity Management, un video a cura del prof. Fabio Banderali per la E-Italia, Associazione Europea per l'Educazione Economica. Ci occuperemo in questo video di gender balance, cioè la necessità di riequilibrare all'interno delle aziende i diversi ruoli di genere diversi, dipendenti con orientamento sessuale, politico, culturale religioso diverso, ma soprattutto fra uomini e donne. Donne che hanno un ruolo piuttosto marginale nel mercato del lavoro. Alcuni dati per sottolineare come esse siano colpite da segregazione. Una segregazione orizzontale, ovvero le donne spesso effettuino scelte occupazionale diverse dagli uomini. A livello universitario, è noto come le donne preferiscono facoltà umanistiche rispetto a quelle tecniche. Nel grafico di sinistra si osserva come i iscritti a lettere siano per il 75% femmine, mentre quelle di ingegneria non più del 15%. Allo stesso modo, l'occupazione donne nel settore agricolo arriva al 30%, in quello delle costruzioni non supera il 5%, mentre in quello dei servizi arriva addirittura al 50%, ovvero una netta distinzione Appunto segregazione tra uomini e donne per settore occupazione. Ma la segregazione diventa verticale, ovvero spesso le donne fanno fatica a fare carriera nelle aziende ed arrivare a livelli più alti. Nelle aziende private solo l'8% dipendenti donne, mentre nelle scuole il 50% dei dirigenti scolastici è donna. Nei sindaci le città solo il 21% è femmina. Va peggio nell'università, dove solo il 3% dei rettori italiani appartiene al genere femminile. Si parla di glass ceiling, di soffitto di vetro che impedisce alle donne di fare carriera. Donne che sono colpite anche da pay gap, da differen differenziali di retribuzioni. Per uno stesso ruolo spesso donne e uomini ricevono una retribuzione inferiore. In particolare nell'Unione Europea. Le donne in media ricevono il 17% in meno degli uomini. Tuttavia, questo pay gap non è eh, simile in tutti i paesi: nella Repubblica Ceca, addirittura il 30%, in Austria, il 27%, in Olanda, Germania e Regno Unito, oltre il 20%. L'Italia è un paese virtuoso in questo settore. La differenza tra retribuzione maschile e femminile non va oltre il 5% risultato vicino al top di Malta in cui il pay gap è solo del 2,5% ma anche lo status occupazionale è diverso le donne per il 75% lavorano a full time bene per il 25% invece lavorano a tempo parziale per gli uomini invece le percentuali sono nettamente distinte per il 95% lavorano full time e solo per il 5% lavorano part time, proprio perché la donna è considerata come centro della famiglia e quindi spesso rinuncia al lavoro per dedicarsi ai figli. Infine, le percentuali occupazione: le donne, se sono single, si occupano per l'81%, rispetto ai maschi single che si occupano per l'85%. In questo caso i percentuali sono piuttosto simili, ma qualora uomo e donna siano sposati e costituiscono una famiglia, queste percentuali divergono fra di loro e la percentuale di donne occupate diverge in maniera rilevante da quella degli uomini occupati, tanto è maggiore il numero di figli. Quando non si hanno figli, le donne sposate occupate sono 73% contro il 90% degli uomini. Con un figlio o due la percentuale di uomini occupati rimane comunque intorno al 90%, mentre quella delle donne cala al 60% e il 50% rispettivamente. Con tre figli, solo una donna su tre lavora, mentre l'85% degli uomini continua a lavorare. Questi dati ci hanno sintetizzato la situazione delle donne nel mercato del lavoro e la necessità di introdurre un diversity in management. Che cos'è il diversity management? È un approccio strategico, quindi attenzione, non è una scelta organizzativa dell'azienda, bensì è un insieme di azioni intraprese dall'azienda per raggiungere obiettivi che sono sicuramente obiettivi di reddito. Questo approccio strategico ha come scopo la valorizzazione delle risorse umane e delle diversità che lo caratterizzano, diversità di sesso, di religione, di orientamento politico al fine di eliminare la discriminazione delle minoranze e ottenere attraverso la valorizzazione di queste risorse umane un vantaggio competitivo, ovvero rendere la nostra azienda leader sul mercato. In questo modo la diversità da minaccia interna all'azienda diventa un'opportunità per l'azienda di affermarsi sul mercato raggiungendo appunto il vantaggio competitivo. Cosa invece non è il Diversity Management? Non è una politica di pari opportunità. Le politiche di pari opportunità sono imposte a livello normativo e hanno come scopo l'assimilazione, ovvero l'ingresso della minoranza delle donne sul mercato del lavoro. Invece, i Diversity Management è un atto facoltativo che rientra nel, negli atti, nelle politiche di responsabilità sociale di impresa e ha come scopo non l'assimilazione delle donne, bensì l'integrazione, la crescita umana e in termini di carriera delle donne. Perché il diversity management è un'opportunità importante per le aziende italiane? Perché negli ultimi anni la società è cambiata, è cambiata per cambiamenti demografici, l'invecchiamento della popolazione, l'emancipazione delle donne, con migrazioni che hanno portato culture diverse a convivere sul territorio italiano. E una maggiore sensibilità etica e sociale della popolazione verso queste tematiche, cioè tematiche di sostenibilità economica. Per cui culture, valori e gusti diversi rappresentano un valore aggiunto per imprese che hanno come must quello di creare prodotti sempre più personalizzati, prodotti cioè che vadano a cogliere le differenze dei clienti e quindi anche del personale per ottenere vantaggio competitivo. Come fare di Diversity Management uno strumento per il successo aziendale? Alcune soluzioni in cui la gender diversity sono diventati elementi di vantaggio competitivo, ovvero alcuni business case di successo. Innanzitutto il concetto di carriera. Negli ultimi anni si è passato da un concetto di carriera lineare, cioè verticale, dal basso verso l'alto, a uno professionale in cui si mantiene la stessa posizione all'interno dell'azienda, ma si arriva a gradi di specializzaz specializzazione via via sempre più marcati. Oppure una carriera spirale, in cui il dipendente fa carriera vivendo esperienze umane e professionali sempre diverse, in contesti anche aziendali diversi, cambiando azienda, cambiando sede, luoghi di lavoro. In questo caso la carriera diventa quindi un concetto flessibile perché comporta che il dipendente sia disposto spesso a, cambi a cambiare. Ciò implica due caratteristiche fondamentali del dipendente: l'employability, ovvero il mettersi in gioco, l'occupabilità occupa del dipendente che muta nel corso della vita che è disposto a cambiare occupazione, mansione, specializzazione all'interno dell'azienda e un'azienda diverse per più volte durante la propria vita lavorativa. Ma anche il lifelong learning, cioè la capacità di mettersi in gioco e continuare a imparare durante la propria vita lavorativa. L'Oreal ha posto come missione, missione aziendale, rendere accessibile a donne e uomini tutto il mondo ogni forma di bellezza. Nel rispetto alle differenze. Per raggiungere tale mission ha introdotto un gender, gender recruiting, ovvero assunzioni mirate alla parità di genere, tante donne quanti uomini assunti. Ma è, ha strutturato anche un sistema di balance index, cioè di indici interni, interni che permettessero di monitorare il raggiungimento di questo obiettivo di gender balance. Infine, formazione ai dipendenti, soprattutto di livello maggiore, per insegnare come la diversità possa essere una vera opportunità per l'azienda. Manca una flessibilità oraria con un work-life balance, un bilanciamento fra vita e lavoro. Si parla di aziende family friendly, ovvero aziende in cui sia possibile conciliare famiglia e lavoro. Soprattutto attraverso la concessione di smart working da lavoro o da casa e la salutazione del tempo di facciata, ovvero del tempo in cui sono faccia a faccia con l'azienda, ovvero sono presente in azienda, tutto questo ha portato al rovescio della medaglia che spesso il dipendente in smart working è raggiunto da richieste, da mail, da messaggi eh, senza soluzione e continuità durante la giornata per cui è stato ribadito il diritto all'isconnessione disconnessione dipendente ovvero il diritto dipendente a non essere disturbato da email o altri messaggi di lavoro per un certo numero di ore al giorno Unilever, azienda chimica leader del mondo ha come mission la vitality ossia soddisfare i bisogni, quali stili di vita sani gratificazione personale e tempo libero ha introdotto il cosiddetto Agile Work ovvero lavorare non Tempo in azienda, ma per obiettivi al dipendente non è chiesto di, di stare in azienda un certo numero di ore o stare connesso smart working un certo numero di ore, ma raggiungere degli obiettivi periodici. Una volta che gli obiettivi sono raggiunti, il dipendente ha è soddisfatto la propria obbligazione lavorativa, senza necessità di dover rimanere ulteriormente connesso o presente in azienda. Un'altra soluzione è lo job sharing, cioè la suddivisione di uno stesso posto di lavoro a tempo pieno fra due persone. Queste due persone decidono autonomamente come suddividersi orario e lavoro. Il rischio maggiore ovviamente è quello della responsabilità solidale. Quando un, uno dei due non è disponibile, l'altro deve coprire le sue mansioni, i suoi carichi di lavoro e il suo orario. Il gruppo LuxOttica ha introdotto il job sharing come strumento di diversity management, ovvero ha introdotto job sharing fra il dipendente e il coniuge disoccupato, oppure fra il dipendente e il figlio che è ormai prossimo al termine di studi e che potrebbe essere assunto in azienda, ovvero tra il dipendente malato e il codice, il coniuge e il figlio inoccupato. In, questo in tutti questi casi, il dipendente suddivide divide la propria mansione di lavoro con un parente, con il coniuge o il figlio, rendendo più facile la gestione familiare. Infine, servizi di cura aziendale, ovvero cosiddetto welfare aziendale, con la concessione di alcuni benefits ai clienti, come prevenzione sanitaria, assicurazione medica gratuita, convenzioni negozi, spesa per dipendenti consegnata direttamente in azienda palestre aziendali in cui portare anche i propri parenti, partecipazioni tutta famiglia e eventi gita e servizi ba eh, bancari personalizzati per la famiglia. È il caso di Randstad che ha introdotto il bonus baby Randstad, cioè un bonus di 250 euro per quelle famiglie che hanno un figlio inferiore ai 3 anni, ha introdotto la festa della mamma e del papà che lavora concedendo un giorno di ferie a eh, dipendenti in questa situazione. Tutto questo in un'ottica di gender diversity. Ci siamo occupati allora di gender diversity come strumento di vantaggio competitivo per ottenere un gender balance, cioè un bilanciamento delle diversità fra le risorse aziendali. Grazie e al prossimo video offerto dalla EE Italia.